Ciao a tutti, oggi parliamo di phrasal verbs. So che i phrasal verbs possono sembrare una cosa impossibile da imparare, ma in realtà non sono così difficili e oggi vi darò un metodo molto facile per iniziare ad utilizzare phrasal verbs più spesso nelle vostre conversazioni quotidiane, perché i madrelingua utilizzano nell'inglese parlato più informale, utilizzano molto di più i phrasal verbs rispetto i verbi non frasali. Iniziamo con questo contesto. Sono in ufficio e mi chiama un cliente che sta aspettando un documento che un mio collega avrebbe dovuto mandargli. Ok? Potrei rispondere in inglese e dire I'll investigate, o posso anche dire I'll check. Ok? I'll investigate, I'll check. Ok? Ma al posto di I'll investigate o I'll check posso prendere il verbo look, to look, ok, guardare, e ci metto into davanti, look into. To look into ha lo stesso significato come to investigate o to check, è solo più informale, in particolare rispetto to investigate, che è una parola molto formale, un po' pesante per questo contesto, ok? Quindi potrei rispondere e dire I'll look into it for you. I'll look into it for you, ok? I'll look into it for you è come dire I'll investigate for you o I'll check for you. I'll look into it for you. Quindi, qual è il metodo? Il metodo è, al posto di prendere il verbo to look e cercare di imparare tutti i phrasal verbs che posso formare con il verbo to look, prendo un verbo non frasale e cerco il verbo frasale sinonimo che posso utilizzare al posto del verbo non frasale, appunto in particolare in situazioni meno formali, nell'inglese parlato. Nell'inglese scritto tendiamo ad utilizzare i verbi non frasali. Ok, vi do un altro esempio. Il verbo to improve, migliorare, ok? Quando sto parlando di una situazione, ad esempio in questa frase, I hope things will improve soon, I hope things will improve soon. Qua al posto di improve, in questo contesto, posso utilizzare il phrasal verb look up. Look up, ovviamente conosciamo, significa, in un altro contesto, significa guardare in su, ma qui significa migliorare. Quindi, quando sto parlando del miglioramento di una situazione o delle cose, posso utilizzare look up al posto di improve. I hope things will look up soon. I hope things will look up soon. Ok, ancora un esempio, se non conosco una parola, la cerco nel dizionario, giusto? If you don't know a word, you can search for it in the dictionary. If you don't know a word, you can search for it in the dictionary. Ok, anche qui, search un po' troppo formale per Daily English, qua tendo ad utilizzare look up. If you don't know a word, you can look it up in the dictionary. E in questa frase look up la devo dividere perché ho il pronome it in mezzo, ok? In questo contesto. Qua stiamo parlando di look up something, ok? Cercare un'informazione, search, ok? Quindi col significato to search, to look up è un separable phrasal verb, ma di questo possiamo parlare un'altra volta. Comunque, al posto di search, tu stiamo parlando di info o online o anche, non so, in un libro o dizionario cartaceo, posso dire to look up. You can look up word, you can look up a piece of information. When you apply for a job, employers look you up on LinkedIn. When you apply for a job, employers look you up on LinkedIn. Ok, poi supponiamo che io abbia una capa o un capo che rispetto molto, che ammiro, potrei dire I really admire my boss o I really respect my boss. Ok, I really admire my boss, I really respect my boss. Ma anche qui al posto di respect o admire posso utilizzare il phrasal verb sinonimo to look up to someone, to look up to someone. To look up to someone significa rispettare una persona o ammirare una persona. I really look up to my boss. I really look up to my boss. I look up to my boss. Ancora un altro esempio, se non rispetto una persona, non la ammiro, ma invece la disprezzo,
In inglese potrei dire to disdain, to scorn, to feel superior, che magari mi sento superiore a tale persona. Quindi una frase come John feels superior to his colleagues o John disdains his colleagues. Posso anche qui sostituire disdain o to feel superior con un phrasal verb. In questo caso il phrasal verb è to look down on someone. To look down on, ok? Look up to, look down on. To look down on someone è come dire sentirsi superiori ad altre persone o disprezzare una persona. John looks down on his colleagues. John looks down on his colleagues.